Quello che adesso vi presentiamo e vi raccontiamo sono delle voci. Sono delle voci che sono nate dall'idea di alcuni di noi, grazie anche alla collaborazione della Emons. La Emons è la maggiore casa di produzione di audio video. Sapete, sono quei DVD che racchiudono al proprio interno veri e propri libri, ma letti da attori, da personaggi noti, da intellettuali, che con la loro voce vi trasmettono il senso, il valore di un'opera, di uno scritto, in questo caso di un inedito, cioè un racconto inedito, una, fra virgolette, lettera aperta al nostro paese con la quale chiediamo, con la quale si chiede non solo percorsi di legalità, questa legalità che troppo spesso è abbondantemente consumata, questa parola viene pronunciata da persone che a volte non hanno nemmeno la caratura morale, etica per pronunciarla. Noi vogliamo chiedere con questi inediti, con questi appelli, verità, perché negli ultimi 30 anni, ma anche di più, gli ultimi 40 anni, il nostro paese è stato martoriato, massacrato da bombe, stragi, delitti eccellenti, sequestri di persona, storie, fatti di criminalità non solo organizzata, che purtroppo spesso non hanno trovato coincidenza tra il fatto giudiziario, cioè fra le sentenze che la giustizia ha portato a compimento, e la verità vera dei fatti. Uno per tutti, ci accorgiamo adesso, a distanza di quasi un decennio, che è, per dirvi, sulla strage in cui è morto Paolo Borsellino, si è arrivati a delle sentenze definitive, però quella giustizia che ha mandato in galera decine di persone non è poi la verità, è che questa verità deve essere ricercata. Ecco, Trame vuole lasciare quest'anno una traccia indelebile che è fatta non solo di culture ma anche di voci, cioè non solo ci mettono la faccia chi viene qui, ma ci mette anche la voce e lancia un appello. Hanno scritto circa, sono 20 persone, hanno voluto dare una voce a questo appello, e alcune di questi inediti verranno letti stasera qui per voi. Non vi annoieremo, perché quello che sarà detto è una cosa in cui non solo crediamo noi, quelli di Trame, le persone che stanno dietro a tutta questa organizzazione, ma crediamo perché abbiamo bisogno di verità, perché ognuno di noi ci deve mettere un pezzo per raggiungerla e per conquistarsi questa verità. E leggeremo questi testi, e siccome non tutti gli autori sono presenti, abbiamo fatto una selezione, e queste voci di chi non sarà presente saranno sostituite da due grandi attori che sono venuti alla Lamezia e sono venuti in mezzo a noi per dare voce, ed è Anna Bonaiuto e Paolo Briguglia, che sono qui e che fra poco vi leggeranno. Ecco, io non voglio andare oltre, leggeremo soltanto testi di Rita Borsellino, di John Follain, di Francesco Lalicata, di Nando Dalla Chiesa e poi di Attilio Bolzoni, Giovanni Tizian e di Lirio Abate. Adesso Anna Bonaiuto viene qui e vi legge Rita Borsellino.